Franco Lakowski, professione. Ci posso pensare una? Laura Marongiu, professione social di Leitmotiv, organizzazione eventi. Sbruffoncella devo essere, sì. Alla Waystation ci sto con la mia socia, collega e amica Sara. Sara Sciortino, e ancora non so risponderti che tipo di professione faccio. Mi occupo della comunicazione verso l'esterno. E come Leitmotiv, assieme a Fotoforum e COP19, abbiamo fondato questo bellissimo gruppo di lavoro. La VS ha avuto due fasi, quella iniziale che è durata da agosto a dicembre, e la seconda fase che invece è iniziata a febbraio e sta ancora tuttora vivendo. È una delle più belle esperienze della mia vita. Davvero? Giuro. Non ci credo. È vero? No, è più questa sensazione, no? Che sia quando vengo qua, quando vedo gli ragazzi, cioè è sempre lo stesso questo mood che viene qua quando si è qua, è una, sì, più una sensazione. Beh, perché è un po' il coronamento di quello che secondo me deve essere questo lavoro. Quindi passione e stare bene con le persone con cui si lavora e condividere degli obiettivi, delle visioni e portarli a termine. Bella. Cresce. Sul programma la cosa che secondo me è rimasta impressa a tutti è stata l'inaugurazione, ma perché proprio era dal nulla, iniziava una cosa nuova per tutti, che non sapevamo dove sarebbe andata, ma su cui tutti puntavano un po' in realtà. Roberta Pedrini, mediatrice culturale, solitamente tra l'arte contemporanea e le persone. Massimiliano Gianotti, manager culturale, dai. Immagina e realizza, segue e gestisce progetti culturali. Personalmente sono la rompiscatole del gruppo, quella che tiene i conti. Io sono Claudia Corrent e mi occupo di fotografia alla Waystation. Faccio parte appunto di Fotoforum. Valentina Cramerotti, tento di risolvere problemi in generale o far andare tutti d'accordo sul programma del mese. Una ventina, più o meno, tra concerti acustici, elettrici, DJ set, improvvisazioni, collaborazioni anche con altri soggetti, altri partner, perché Waystation è sempre aperta anche alle proposte degli altri. Diciamo, discutiamo animatamente su dei punti, no, non è vero, in realtà andiamo molto d'accordo, però ovviamente le cose vanno fatte funzionare. Quindi noi offriamo agli altri la possibilità di conoscere nuovi artisti, nuovi musicisti, eccetera, e allo stesso tempo ne godiamo anche noi. Con la nuova fase della Waystation sono arrivati anche i gadget. È uno più antipatico? Massimiliano Gianotti, ma non è vero, Massimiliano. È sicura che non è vero? No, non è vero! E quindi abbiamo organizzato incontri con persone molto interessanti legate appunto alla fotografia in Italia. Se sei un giovane creativo locale, devi assolutamente iscriverti alla banca dati del Jobdesk, così potrai trovare sinergie, contatti, lavoro, perché no, idee, scambiarsi idee anche non è male.
è che la WayStation ormai, oltre ad essere un posto, è anche un gruppo di persone e anche qualcosa, spero, che i cittadini di Bolzano conoscono, quindi non finisce forse qua con uno spazio, ma vuole proseguire con le attività che ha fatto finora e anche con nuove attività. È un po' un modo di fare, no?